Questo conta per me, poi io ho sempre interpretato il mestiere come la squadra nello sport, devi fare quello che serve alla squadra per segnare, per fare il gol, non per fare tu il colpo di tacco. Quindi se le persone mi sembra siano andate via felici, Però siano ti sei divertite divertito. oggi. Sì, ma ripeto, questo conta in parte, poi il mio divertimento deve combaciare con quello delle persone che pagano, vengono qui, arrivano da lontano, da vicino, vengono e vogliono divertirsi, vogliono vivere una serata bellissima, ieri e oggi. Ce l'abbiamo messa sicuramente tutta, quindi da quel punto di vista non mi posso rimproverare niente, fermo restando che si può sempre fare meglio. Però ci siamo strapreparati, prima a Roma, poi qua, quindi sono felice. Ma la felicità sarà dopo, quando chiederò per l'ennesima volta ad Ezio, sei felice? Se lui mi risponderà sì, sarà la Cassazione. Allora saremo felici a tutto tondo. Io sicuramente vado via felice, ma soprattutto perché non do mai per scontato una cosa, l'accoglienza, quella umana, ancora prima di quella lavorativa. Faccio un mestiere che magari per molti mesi ti chiude meravigliosamente in uno studio, poi venire in campo aperto è l'occasione anche per vedere, come dice il titolo, il viaggio a termine della notte, a che punto è la notte, a che punto è il tuo viaggio, dove sei, se ti vogliono bene, se continuano a dirti tu ceni a casa mia, se ti riconoscono, e tutto fa parte del viaggio. La televisione è bella per tanti motivi, poi però questo è l'esame, quello dal vivo. Io che vengo dal teatro e lì poi, come dire, tornerò e come gli elefanti anziani, insomma, il teatro sarà, come dire, il mio approdo finale. E questo è il termometro, è questo, se le persone ci stanno, ti seguono, ridono, ma ripeto, e poi qua non eravamo noi i protagonisti. Conducevamo, accompagnavamo qua. Il protagonista è la musica, le vincitrici, i vincitori, gli ospiti, qui è la musica. Tu servi, mi piace l'immagine, come una meravigliosa porta girevole che è di un bellissimo hotel che fa andare avanti e indietro gli ospiti. Qua non sei protagonista, qui devi andare con la squadra, accompagnare il viaggio della musica. Una mi interessa perché, insomma, musicultura tra le tante particolarità ha quella di essere uno spettacolo che va live per le persone che sono in teatro, ma in realtà poi in televisione va neanche una sintesi, va Un racconto, un bellissimo. Mi racconto piace delle la due parola serate. racconto. Qual è la difficoltà? No, non è difficoltà. Mi piace molto, è la prima cosa che mi ha detto il nostro fantastico Ezio. Mi ha detto Flavio, è vero, poi andremo in televisione, ma, e figure, ripeto, la prima volta che sono montato su un palcoscenico era 1985, lascio a te fare i calcoli, se io vedo le persone, appunto, posto meraviglioso sì, ma fosse stato anche un teatrino scalcinato, fosse stata la palestra del retro di un altro posto, per me se ci sono le persone che sono venute, a maggior ragione, che hanno pagato, hanno parcheggiato, hanno trovato il posto e il tempo per venire, ti devi spendere in tutto e per tutto, nel senso quello profondo del verbo divertire, divertere, cioè sorprenderli mentre c'è la canzone, quando poi ne arriverà un'altra, poi c'è la votazione, poi c'è l'ospite, poi c'è la sorpresa, poi c'è il premio, poi c'è il maestro Mogol che viene a raccontarci il suo straordinario viaggio tra le parole e tu devi, voglio dire, io faccio quello, sono salto in banco, faccio l'attore e Proietti ci ha sempre detto questo, che se sali, tra virgolette, è guerra, cioè parola che io odio, nel senso lavoro con emergency, quindi è guerra teatrale. Se sali, non si sale con la mano sinistra, se sali è per fare del tuo meglio e perché le persone vadano via un po' più felici di come sono arrivate. E ti dico una cosa che non puoi sapere, anni fa Ezio mi chiamò per condurre, siccome stavo lavorando e non riuscivo a liberarmi per come sono i miei parametri di attenzione ad un progetto, a maggior ragione così bello, ho detto guarda, ricapiterà, ma io con la mano sinistra non vengo di corsa da Roma dicendo sì, dammi la scaletta, non sono io. E quindi poi però vedi, le cose belle tornano, bisogna saperle aspettare. Non l'avrei fatto bene, non mi sarei divertito, non vi avrei divertito, bisogna saper aspettare e come a poker è meglio che salti una mano. Ezio se l'è ricordato. Io avevo detto no, ringraziando mille volte, non perché non mi interessasse, perché sapevo che non mi sarei potuto dedicare. Però
La prima telefonata che ci siamo fatti per Musicultura di questa edizione è stata a febbraio, poi marzo, poi ci siamo visti a Roma, riunioni, la scaletta, mi ha regalato i dischi, ho cominciato a sentire non solo gli otto, anche altri che ne sono arrivati, come dire, nell'ultima selezione. Devi entrare in un mondo, ti devi dedicare alle cose per provare a farle bene, poi magari non viene bene lo stesso. Però tu vai via con la coscienza a posto. L'ultima questione, dica! Perché lei è un artista. No, lei vado via, okay, tu. Un artista poliedrico. Artista no, artigiano. Attore. Artigiano. Artigiano, sì. Attore, conduttore televisivo, anche. Mi stai dicendo come dei reati penali. Sì, poi questo, no, poi tre anni. Anche nella veste, l'abbiamo vista persino nella veste di commentatore quasi radiofonico quando ha commentato l'Eurovision. Volevo capire un po' la differenza tra questi modi diversi di vivere lo spettacolo. La differenza è che io nella mia vita ho sempre detto no quando ho pensato che non ero e non sarei stato funzionale a quel racconto. Ho detto no a meravigliosi telefilm, a meravigliosi programmi televisivi, che poi lo sono stati, ma dove io non mi sentivo giusto. Quindi per me, se mi dai un microfono e poi va per radio, al telefono, al citofono, dal vivo, per strada, sul prato, ho recitato sulla spiaggia, ho recitato al porto, ho recitato quasi ovunque, e l'importante è che la storia che vai a raccontare ti somigli e tu un po' somigli a lei. Quindi poi la differenza non c'è, anche perché mi fa piacere ricordare Fabrizio Frizzi, che in questo posto ha dato tantissimo, e il mio maestro Proietti. Ho avuto la fortuna di avere lui, che ci ha insegnato il mestiere e ce l'ha sempre fatto vedere come il pentathlon, cioè più discipline in una. Sei uno sportivo, ma che deve saper fare? Un po' di radio, un po' di televisione, un po' di teatro, la voce narrante, lo speaker, il conduttore, il conducente, l'animatore, perché è come un interprete. Se sai 10 lingue, puoi aiutare 10 stranieri, se ne sei 5, se ne sei una sola, ne puoi parlare una sola. Io ci ho avuto quella scuola alla straordinaria che ci ha insegnato a fare quasi tutto.